Nell'ambito dei test della funzionalità o della dinamica mandibolare, noi prendiamo in considerazione il test di ipoconvergenza, il test di ipoconvergenza oculare. Questo test ci verrebbe da domandarci perché viene considerato appunto nell'ambito della dinamica mandibolare, perché ormai, come dicevamo già in altri video, da Gelb in poi, che è stato il primo ad inserire all'interno dello studio della niatologia la kinesiologia applicata, successivamente un po' spodestata la kinesiologia applicata o affiancata, meglio oserei dire, dalla posturologia, ha messo in campo quella che è una valutazione posturale globale del paziente, in cui il recettore cranio-mandibolare, l'occlusione per capirci, l'apparato stomatognatico, è un fattore causale oltre che causa perturbante eventuali disordini posturali. Oggi l'importanza del recettore podarico, cioè dell'appoggio plantare, come dell'appoggio occlusale, hanno la stessa valenza in ambito posturologico come in ambito kinesiologico, anzi si sta dando maggiore attenzione ed importanza al recettore stomatognatico, cioè all'occlusione. Ma i recettori, soprattutto quelli utilizzati nell'analisi dell'RPC, della RPG, della riprogrammazione posturale globale, dettata da Bernard Bricot, professore ortopedico chirurgo di Marsiglia, presidente per un periodo, non so se ancora oggi, di tutta la scuola di studi sulla statica a livello internazionale, praticamente nel suo libro lui esprime, diciamo, vari test che vengono fatti sul recettore oculare, che è uno dei primi ad essere analizzati nell'indagine posturale. E così nell'indagine niato-posturale noi andiamo a valutare praticamente un test oculare. Un test oculare, tra i tanti disponibili, è il test dell'ipoconvergenza. Il test dell'ipoconvergenza oculare è un test che si segue in modo banale, facendo avvicinare in corrispondenza del punto nasio del paziente, mantenendo la stessa altezza, una mira luminosa. Questa mira luminosa, che va praticamente ad essere portata verso il nasio, questa mira luminosa praticamente noi la osserviamo con estrema attenzione. Con questa possiamo vedere come si comportano gli occhi, che vengono ad essere interessati da quello che noi chiamiamo il riflesso di accomodazione, cioè quando un oggetto dalla visione lontana, dalla televisione, arriva alla visione vicina, questi occhi vanno incontro a un processo di accomodazione, che è un processo di convergenza del riflesso della pupilla che si restringe e lo sguardo che va un pochino verso l'alto, cioè noi tendiamo a piegare anche il capo come meccanismo di avvicinamento, perché sappiamo che il corpo segue il movimento degli occhi, per cui quando gli occhi vanno a guardare una mira luminosa, un punto luminoso, una mira luminosa che si avvicina, lo stesso viene piegata in avanti la testa. Noi ovviamente, e può essere anche inclinata per favorire il meccanismo di convergenza oculare. Ora, noi teniamo la testa del paziente ferma, comunque la manteniamo ferma, facciamo avvicinare questa mira luminosa che oggi sostituiamo, ecco qui un altro punto, con una lettera, facendo leggere una piccola lettera, può essere una X, messa su una piccolissima strisciolina di carta, si prende una strisciolina di carta piccola come questa, su questa si scrive una X, bella evidente, e si fa leggere al paziente mentre si avvicina lo sguardo. Sembra che questo migliori l'attenzione del paziente. Quindi si prepara questa strisciolina e si avvicina al punto nasio e si vede come si comportano gli occhi. Bene, per capire quello che noi intendiamo per un test di convergenza ci avvaliamo di queste immagini. Un test di convergenza eseguito correttamente vedrà i due occhi convergere in modo uguale, scusate che sono in immagine speculare, in modo uguale, mentre da quest'altro lato il paziente lo vediamo che un occhio converge e l'altro invece è ipoconvergente. Lo vedete? Ok? Riuscite a vederlo? L'occhio ipoconvergente è questo è l'occhio che converge bene, questo è un test eseguito correttamente. Chiaro? Allora, quando un occhio converge e l'altro invece resta staccato o addirittura
va in exoforia, cioè va verso l'esterno, quindi manifesta uno strabismo, per cui se noi guardiamo in faccia il nostro paziente e lui ha gli occhi fissi, resi fissi dal meccanismo fusionale immagine, quando va in convergenza uno converge e l'altro addirittura diverge oppure non converge, vuol dire che il paziente ha un'eteroforia, da euforia che significa avere gli assi dritti, gli assi visivi dritti, ed euforia che ha gli assi invece praticamente che non sono dritti. Lo stesso accadrebbe quando il paziente chiude gli occhi, un occhio eteroforico, che può essere exoforico o esoforico, endoforico, esoforico, praticamente quest'occhio va verso l'interno, l'altro ectoforico va verso l'esterno, exoforico va verso l'esterno. E vedremo, se noi faremo un test stabilometrico, un test posturale, un test di Fukuda, potremo vedere il disturbo che dà sull'assetto posturale di quel paziente, un test ad occhi chiusi, da fermo e in marcia. Da fermo si fa con il test di Romberg, allineando gli indici, i nostri indici con quelli del paziente, mentre il test di Fukuda o di Osenberger si fa facendo marciare sul posto. Si può valutare l'ipoconvergenza e questo fa parte di una serie di test che vengono analizzati nel recettore visivo. Ma il recettore visivo noi stiamo parlando del test di ipoconvergenza. Perché il test di ipoconvergenza è molto importante? Perché l'occhio ipoconvergente è l'occhio in cui si attiva il retto esterno, il muscolo retto esterno. L'occhio, noi sappiamo, ha dei muscoli oculomotori. Questi muscoli oculomotori sono retto superiore, retto inferiore, retto mediale, retto laterale e poi abbiamo l'obliquo superiore e l'obliquo inferiore. Di tutti questi muscoli, solo due sono innervati da due nervi separatamente. Il retto esterno o laterale è innervato dal sesto paio dei nervi cranici o abducente, perché abduce l'occhio. L'obliquo superiore o trocleare, perché il tendine passa attraverso la troclea ed è quello che permette l'innalzamento dell'occhio e dà l'immagine del patetico. L'oculo motore comune invece innerva il retto superiore, il retto mediale, il retto inferiore e l'obliquo inferiore ed è quello che permette il meccanismo di convergenza oculare del terzo nervo dei nervi cranici o terzo paio dei nervi cranici o nervo oculomotore comune. Bene, il test di ipoconvergenza oculare ci può indicare un'iperattività del retto esterno e oggi sappiamo, insieme a Jenders che nel 1957 ci indicò questa cosa, che l'occhio che tende a essere ipoconvergente, praticamente eteroforico, è l'occhio dove c'è un'iperattività del retto esterno. Questa iperattività del retto esterno è un indicatore di una problematica posturale. Quindi l'occhio resta fissato, non si muove, perché il soggetto da quel lato ha una tensione dei muscoli. Così come accade per la lingua, accade per l'occhio. Ricordando sempre che però l'occhio fa parte, cioè deriva embriologicamente dai miotomi preotici migrati nella vescicola ottica, avendo abbandonato praticamente l'area bucco-faringea, dove praticamente si sviluppa il sistema branchiale con i muscoli cranio-mandibolari e i miotomi preotici danno vita ai muscoli oculomotori, mentre in animali inferiori come l'ombrico rappresentano la cavità buccale primitiva, cioè il cercine, come il cercine anale che è rimasto invariato, l'orale, l'aborale, l'orale praticamente ormai sono i muscoli oculomotori. Ecco perché c'è una stretta correlazione tra il movimento degli occhi e il movimento della mandibola, così come noi quando attiviamo l'orbicolare della bocca mettendoci a boccuccio, così attiviamo i muscoli quarto paio patetico, un po' alla Verdone, praticamente è andiamo a centrare la mandibola perché la portiamo in asse saltando la tensione del retto esterno e dell'oculo motore comune e attivando l'obliquo superiore, superiamo l'ostacolo in parte, superiamo l'ostacolo posturale che tenderebbe a portare la mandibola in lateral derivazione durante una registrazione intermascellare. Tornando al test di ipoconvergenza oculare, quindi questo test importante guardando la mira ci dice che un lato un occhio è ipoconvergente e quindi, siccome abbiamo già capito la stretta correlazione fra l'occhio e la bocca e la postura, potremmo immaginare che dal lato dove l'occhio è ipoconvergente abbiamo anche il lato debole, il lato basso come qualcuno lo chiama, dove praticamente non interviene l'appoggio occlusale. Da quel lato il paziente non ha un buon contatto occlusale, non ha un sostegno occlusale, infatti è sufficiente talvolta interporre uno spessore fra arcate dentali
mentali dal lato debole, rifare il test muscolare di attivazione di questi muscoli e rifare il test di convergenza oculare e vedere che il test migliora notevolmente. Ovviamente alcuni test restano, diciamo, invariati quando sull'occhio ci possa essere un quadro di anisometropia importante, cioè una grossa differenza fra i due occhi di acuità visiva in termini di gradi di diottrie, quando ci possa essere un astigmatismo ad assi obliqui importante su un occhio, oppure quando praticamente ci possa essere, oltre alla problematica occlusale, una problematica di intossicazione alimentare o di intossicazione farmacologica, come può succedere negli antidepressivi, in cui il paziente non riesce a convergere, un po' come quando uno è sotto effetti di anfetamina, cocaina, tende ad avere questo occhio, questo sguardo fisso, vitreo. Ok? Allora, quindi il test di ipoconvergenza oculare è un test molto importante, che è anche un indicatore diretto sia per quanto riguarda la postura sia in termini diatologici, per dirci qual è il lato che dal punto di vista occlusale è il lato debole, il lato dove manca l'appoggio occlusale. Quindi sostanzialmente con questo test di ipoconvergenza oculare noi possiamo capire se c'è un problema posturale. A questo test va aggiunto il test della dominanza oculare. Questo test della dominanza oculare che si fa facendo un piccolo foro all'interno dell'occhio e facendo avvicinare, si fa fissare il paziente un oggetto e si fa avvicinare all'occhio. Vedete che il mio occhio dominante è il sinistro, io sono bislaterale, e con questo test, test di dominanza oculare, noi possiamo, col test di dominanza oculare, vedere se l'ipoconvergenza è sull'occhio dominante. Se l'ipoconvergenza è sull'occhio dominante, diventa ancora molto più importante la correzione di quest'occhio, il ripristino della funzione, mediante opportuni esercizi ortotici, mediante la riabilitazione occlusale del paziente, mediante la evoluzione dello stato di salute generale e l'eventuale accoppiamento con l'associazione dei sintomi, di eventuali farmaci che il paziente assume. Un altro test molto importante per vedere l'influenza dell'occhio dominante sulla postura dopo aver corretto l'occlusione, ovviamente, se c'è una, è quello di eseguire il test di Romberg, accoppiandosi con, tenendo ferma due dita, si fa tenere a 30 secondi gli occhi chiusi al paziente in una stanza buia priva di rumori di riferimento, perché sennò anche l'apparecchio acustico diventa importante, e poi si fa fare un test sempre a occhi chiusi sulla marcia sul posto, mettendosi in protezione al paziente, dietro al paziente, si fa marciare per 30 passi, per 30 secondi, in una stanza buia, senza rumori, test di Fukuda o marcia sul posto o test di Rosenberg, per vedere, dopo aver corretto l'occlusione, se l'occhio ipoconvergente praticamente è un elemento di disturbo. Abbiamo così visto, diciamo, questo test importante, che non è altro che un test muscolare, perché è un test che interessa i muscoli oculomotori, dell'oculomotricità, che ripetiamo embriologicamente derivano dai miotomi preotici che nell'embrico servono a costituire la muscolatura, l'anello funzionale muscolare per l'apertura e la chiusura dello stomodeo. Nell'animale adulto diventano praticamente, nell'essere umano evoluto, diventano diciamo i muscoli oculomotori, perché l'ombrico va avanti con l'olfatto, non ha gli occhi. Noi per gli occhi dobbiamo muovere, la natura riutilizza il materiale, come fa per il quadrato nei rettili, per la grande apertura, diminuendo l'apertura e essendosi staccati rispetto ai rettili da terra per lo sviluppo degli arti, non abbiamo più la trasmissione per vibrazione, come fanno gli indiani sulla rotaia, ma abbiamo bisogno di trasmissione aerea. Per questo abbiamo bisogno della catena degli ossicini. La catena degli ossicini è un derivato dell'osso quadrato che nei rettili serviva praticamente per ottenere una maggiore apertura della bocca, che nell'uomo c'è questa grande apertura, ma non così grande con un rettile. Di solito l'uomo apre come tre dita della mano non dominante. Poi, ancora per capire, le branchie costituiranno invece l'apparato buccale, come lo conosciamo noi, con l'osso mascellare, l'osso mandibolare, derivati dagli archi branchiali, in particolar modo dal primo arco branchiale, mentre dal secondo poi deriverà l'osso ioide. I muscoli oculo, il test di ipoconvergenza è un indicatore posturale molto importante, ma anche un indicatore iatrologico, ci può dire qual è il lato basso, il lato disfunzionale della nostra bocca. Correggendo questo lato basso
può migliorare e sparire il test di convergenza, la positività del test di ipoconvergenza o di convergenza oculare, quindi occhio ipoconvergente. Se sparisce, probabilmente è un problema occlusale. Se invece non sparisce, dobbiamo guardare il problema dell'acuità visiva, quindi o una anisometropia o un astigmatismo ad assi obliqui, o ancora un problema di salute generale, un'intossicazione epatica su base alimentare o farmacologico, oppure l'assunzione di farmaci importanti come antidepressivi triglicidici o droghe di altro tipo. Quindi con questo test di ipoconvergenza oculare noi abbiamo in mano uno strumento molto importante di ausilio diagnostico e anche terapeutico nella disfunzione dell'articolazione temporomandibolare e nelle malocclusioni dentali e nei quadri gnatoposturali, ma abbiamo anche un test di valutazione globale del paziente sul suo stato generale di salute o eventualmente soltanto di un problema locale a livello dell'occhio stesso. Con questo mi pare di aver dettato, diciamo, parametri interessanti. Abbiamo visto anche l'aspetto incrociato del test di ipoconvergenza oculare con il test ad occhi aperti e occhi chiusi sulla valutazione posturale del paziente, con il test praticamente della dominanza oculare, perché se l'occhio dominante è quello ipoconvergente è ancora più grave che sia quello non dominante, e abbiamo visto l'importanza di legarlo con il Romberg per capire l'influenza negativa e con il Fukuda l'influenza negativa del recettore oculomotorio, del recettore oculare, sull'aspetto posturale e quindi sulle influenze gnatologiche o meno del nostro corpo e sull'inclinazione ovviamente anche del capo, perché se c'è un problema di vista, quindi di acuità visiva, per le condizioni che abbiamo precedentemente detto, l'inclinazione della nostra testa potrà essere dovuta, dettata anche dal tentativo di migliorare l'assetto visivo del paziente e quindi influenzare la verticalità del capo in rapporto alla linea più pupillare. Non vorrei approfondire ulteriormente il test di convergenza oculare perché penso che queste notizie siano sufficienti per una valutazione diagnostica e per un approccio, un aiuto terapeutico dal punto di vista gnatoposturale. Grazie, ad un prossimo incontro.